Cecità di mente e ottusità di senso sono indubbiamente ciò che si può definire un atto contrario alla fede. Abbiamo già considerato l'ignoranza che si contrappone alla scienza, che è un aspetto dell'intelletto, delle potenzialità, della facoltà dell'intelletto. Ora dobbiamo valutare la cecità della mente, l'ottusità dei sensi, che anch'esse si contrappongono a quelle facoltà dell'intelletto che ci permettono una conoscenza più profonda, più acuta, ottuso, acuto, vi ricordate? Gli angoli acuti, gli angoli ottusi, l'angolo acuto inferiore a 90 gradi, l'angolo ottuso superiore. Una lancia che ha la punta acuta penetra con maggior profondità che se la punta che deve perforare qualcosa, invece di essere acuta, no? Acuta, fosse ottusa. E noi sappiamo che una delle qualità più belle, più interessanti dell'intelletto è quello di superare semplicemente i rapporti razionali e cogliere la profondità che si rivela nell'essenza di ogni cosa, nelle sue cause non solo prossime ma remote, negli effetti, nella previsione intuitiva di certi effetti delle azioni presenti, nelle scelte presenti. Comunque, ma la cecità della mente si può definire peccato? Vediamo subito cosa ci dice Tommaso. Facendo riferimento a Gregorio, Tommaso ritiene che la cecità della mente sia determinata dalla lussuria. Può essere anche qualsiasi altro vizio, ma la lussuria è quella che toglie in modo drammatico la possibilità all'intelletto di essere acuto, di conoscere. Sappiamo quanto noi siamo deboli sotto l'aspetto sensuale e non peraltro. Chi scrisse tanto, scrisse molto, scrisse profondamente nella tradizione cristiana, era lontano dalle ricchezze di questo mondo, aveva fatto voto quindi di povertà, di obbedienza, ma anche di castità. Vediamo come la cecità del corpo è la privazione del principio visivo, per analogia. Così la cecità della mente è una privazione del principio intellettivo, ovvero della visione intellettuale. Io ho messo vicino a questo ovvero, cioè, guardate che ovvero è una congiunzione che oggi si è abituati a utilizzare in grande copiosità, ma è una congiunzione trabocchetto. Perché ovvero può voler essere una congiunzione disgiuntiva, ma potrebbe essere una congiunzione esplicativa. Cioè, ovvero può voler dire o, oppure, ma può voler dire cioè la privazione del principio intellettivo, che cos'è? È la privazione di quella visione che è tipica dell'intelletto. Quindi qui, ovvero, ha un significato di congiunzione esplicativa, cioè è come se noi scrivessimo, mi sono dimenticato, ecco, è come se noi scrivessimo, cioè. Allora, nella visione intellettuale abbiamo tre distinti principi. Il primo consiste nella luce naturale della ragione. Talora viene impedito nei suoi atti dalle disfunzioni delle potenze inferiori. Noi abbiamo, al di là del dono dell'intelletto, che è dono dello spirito,
Già noi attraverso la ragione possiamo sondare le profondità delle verità, delle essenze, così fece Platone, così fece Aristotele, così fecero tanti e tanti filosofi che andarono al di là delle apparenze dei sensi per cogliere il significato profondo, ma esempi se ne fanno a non finire, no? A meno di attingere dai filosofi degli ultimi due secoli, da certi filosofi degli ultimi due secoli che sono disfattisti e quindi addirittura non pensano che ci possa essere alcuna conoscenza, tutto è così, in una prospettiva alla maniera di Rossellino, nominalista, tutto è qualche cosa che c'è o non c'è, tutta la maniera di Hume, in un totale scetticismo. Perciò i grandi filosofi, ma ce ne sono stati anche nel XIX secolo, che seguirono gli esempi dei grandi filosofi del passato. Lì non c'è bisogno di una illuminazione particolare dello spirito. Questi grandi filosofi arrivarono a cogliere delle verità profonde perché la ragione dell'uomo, la ragione, questa facoltà, ha la possibilità di, l'intelletto ha la possibilità di superare i semplici rapporti razionali per cogliere qualcosa di più, non possiamo neanche dire definitivo, ma di più acuto, no? Andare al di là delle semplici apparenze. Ecco perché io sono sempre molto critico con le abitudini dei giorni nostri, dove non c'è proprio l'intelletto, c'è proprio un rapporto di causa-effetto immediato, no? Io compro questa crema e divento bello, vanno via le rughe, sarebbe troppo bello, compro quell'altra lozione, finalmente mi crescono i capelli, e ci crede, e c'è chi ci crede, e c'è chi ci lucra su queste cose, no? Il profumo che attira le donne, o il profumo per le donne che attira gli uomini, diventa un po' tutta una cosa che si limita a, ma neanche a, una, a un rapporto razionale, ma un rapporto così di pelle, poco serio, poco efficiente, poco profondo, privo di ogni conoscenza, di ogni razionalità che è umana. Ecco perché dico e ripeto, bisogna, oltre a riflettere, è necessario proprio andare al di là dei puri rapporti razionali, e qui sempre in una prospettiva puramente umana, qui non c'entra niente il cristianesimo. Poi il cristianesimo, nella nostra prospettiva di fede, perfezionerà ulteriormente queste conoscenze, in modo particolare mettendole in riferimento a Dio, che è l'oggetto della rivelazione. Ma la ragione già da sola ha delle capacità che sono meravigliose. È evidente che queste capacità non ci sono, vedremo anche da parte di chi e per quale ragione, ma c'è anche chi queste capacità non le ha perché purtroppo è demente, demente, cioè fuori dalla mente, a causa della disfunzione di potenze inferiori l'intelletto non può agire, non ha la materia prima su cui lavorare. Poi il secondo principio della visione intellettiva è una luce derivante da un abito aggiunto alla luce naturale della ragione, e di questa luce talora l'anima può essere privata, e tale privazione o cecità è un castigo. Attenzione, quindi la cecità della ragione può essere determinata da una disfunzione delle potenze inferiori, ma anche può essere un castigo. Ma come fa a essere un castigo? La scrittura dice che la loro malizia li ha accecati. Mi permetto di fare un esempio, non voglio essere polemico, ma tante volte quando io vedo queste discussioni che ormai da tempo ho dimenticato e non voglio più assistere, vedi certi politici
che difendono a spada tratta la loro posizione. Io penso che si è partiti dalla malizia del cuore, laddove si è cercato di imporre il proprio pensiero, le proprie decisioni, magari con delle vere e proprie menzogne. Ma a furia di ripetere queste menzogne, alla fine il soggetto arriva a crederci. Arriva a crederci, ma a questo punto questa incapacità intellettiva diventa un castigo. Cioè io ho utilizzato le mie capacità intellettive per frodare il prossimo e ripeti la stessa cosa, alla fine ci credo anch'io. Questo è un castigo. La loro malizia li ha accecati. Ma a noi interessa il terzo principio della visione intellettiva. Dunque, consiste in certi dati conoscitivi mediante i quali la mente umana può conoscere altre cose. Ora, questi ultimi principi di ordine intellettivo, la mente umana può attendere o non attendere, cioè dare una particolare considerazione oppure così passare su questi dati in modo superficiale e non considerarli. E per quale ragione? Tommaso definisce due ragioni. Talora dipende dal fatto che uno spontaneamente vuole distogliersi dalla considerazione di codesti principi. Secondo il Salmo non ha voluto intendere per non dover agir bene. E guardate, è il peccato di oggigiorno, quando a tutti i costi si vuole dimostrare, poi non c'è nessuna dimostrazione, che Dio non esiste, che tutto è falso, che tutto è superficiale, si cerca con frodi di ogni genere addirittura di convincere gli altri, ma perché si vuole eliminare quel principio che è fondamentale del principio di ogni vita? Perché se io ipotizzo e do per scontato che Dio esiste, evidentemente di conseguenza devo dedurre che c'è una legge, che Dio vuole qualche cosa da noi, e questo qualche cosa ci dà fastidio. Non ha voluto intendere per non dover agire bene. Vi avevo già raccontato la storia di un attore dove il compagno, l'amico, dice: voglio andare da Padre Pio, e poi questo attore sarà uno dei maggiori esponenti dei figli di Padre Pio, e l'altro rimane titubante. Ma perché? Perché teme che incontrando quest'uomo la sua vita possa cambiare. Allora, noi abbiamo una deficienza della visione intellettiva perché non vogliamo vedere, perché è evidente che se vediamo, poi dobbiamo cambiare vita. Io mi ricordo di una donna del mio gruppo missionario, e una volta le dicevo, perché avevamo la cucina dove si facevano gli alimenti, poi gli alimenti venivano venduti, col denaro noi aiutavamo le missioni di Capo Verde. E io mi raccomando Pinuccia, bisogna qui pulire, è sporco, non si può tenere. Mi risponde questa signora: ma non vedo, dovrei mettere gli occhiali. Io le risposi, se li metta. La risposta alla mia osservazione fu questa: ma se poi li metto vedo e sono obbligato a pulire. È la stessa identica cosa, no? Io non voglio vedere, non voglio prendere in considerazione questa verità, perché altrimenti sono costretto ad agire bene. Altre volte invece dipende dall'occupazione della mente in altre cose più amate. Si attua allora quel detto della scrittura: è caduto il fuoco, vale a dire l'ardore della concupiscenza, e non vedono più il sole. È quello che sosteneva Gregorio. L'ardore della concupiscenza, ed eccola qui, che poi è sintetizzata in questo vocabolo, lussuria, non permette più all'uomo di ragionare, ma in modo particolare di far ragionare l'intelletto,
quindi si preclude da solo la possibilità di conoscere veramente quelle verità che l'intelletto, solo l'intelletto, può cogliere. Ebbene, in questi due ultimi casi la cecità di mente è peccato. Mentre nel primo caso avevamo una deficienza delle potenze inferiori, nel secondo caso un castigo, in questi ultimi due casi noi ci troviamo di fronte al peccato. Vediamo un po' le obiezioni. Ciò che scusa dal peccato non è certo peccato, ma la cecità scusa dal peccato, poiché sta scritto in Giovanni: se foste ciechi non avreste peccato. Dunque la cecità di mente non è peccato. Qui stiamo però facendo riferimento al primo caso, dove per mancanza o mancanza parziale o totale dalla funzione delle facoltà inferiori, l'intelletto non può formulare dei giudizi adeguati. Quindi ci troviamo nel primo caso. È chiaro che in questo caso non è peccato. La pena differisce dalla colpa, ma la cecità di mente è una pena, come è evidente da quelle parole di Isaia: acceca il cuore di questo popolo. Quindi se Isaia dice e invita il Signore a punire il popolo con la cecità, vuol dire che è una punizione, non è una colpa, è una pena. Quindi la cecità di mente non è peccato. E allora ricadiamo nel secondo caso, vediamo cosa ci dice. Sì, contesto secondo argomento vale per la cecità, che è un castigo, e ne abbiamo parlato nel rispondere. Sant'Agostino ci dice che la cecità di mente non è volontaria, poiché tutti amano di conoscere lo splendore della verità. E questo è vero, tutti vorremmo conoscere la verità. E nell'Ecclesiaste addirittura c'è scritto: dolce cosa è la luce, e gradito agli occhi e vedere il sole. Dunque la cecità di mente non è peccato, perché nessuno cercherebbe qualcosa che non è dolce. Non cercherebbe lo splendore della verità, che infonde nel nostro cuore gioia. No, invece non è così, e ricadiamo infatti nel terzo caso. Intendere la verità di suo è piacevole per tutti, ma per qualcuno può essere una cosa odiosa, e odiosa in quanto viene così distolto dalle cose che più ama. Ecco, l'avevamo visto qui. Talora dipende dal fatto che uno spontaneamente vuole distogliersi dalla considerazione di codesti principi, perché non ha voluto intendere per non dover agire bene. Ecco che cos'è dunque quella che noi abbiamo definito cecità di mente. Possiamo passare al secondo articolo. Qui, per non ripeterci, vediamo di andare subito al sed contra e al respondeo. Che cos'è l'ottusità di al senso? Da che cosa è provocata? Gregorio di nuovo insiste su quello che abbiamo già letto nell'articolo precedente. Insegna che la cecità nasce dalla lussuria, l'ottusità della mente nasce dalla gola. E da tutti questi piaceri, però, abbiamo visto che la concupiscenza ha questi due punti deboli: i piaceri della Venere da una parte e i piaceri della tavola dall'altra. Uno si ingolfa come un maiale e non ha più la capacità intellettiva di penetrare e di ragionare, perché tutta la sua persona è indirizzata altrove. E prima Tommaso si ferma a considerare i due aggettivi, ottuso e acuto. Ne ho parlato io prima, già a premessa. Si dice che uno strumento è acuto quando è atto a penetrare, si dice perciò che uno strumento è ottuso per il fatto che è spuntato e incapace di penetrare. Per analogia si parla anche di un senso di ordine intellettivo,
attraverso le proprietà delle cose che ne percepisce l'essenza, e attraverso gli effetti percepisce la causa e così via. Vedete, questo senso di ordine intellettivo è acuto quando, mentre coglie l'essenza di cui abbiamo parlato nella prima parte delle cose, e mentre percepisce le cause prossime e i rapporti tra le varie cose, quei rapporti che noi chiamiamo di causa-effetto, riesce ad andare oltre. Infatti, io ho sottolineato questa definizione, che penso per me che sia completissima, perciò si dice che ha acutezza di senso nell'ordine intellettivo chi appena ha percepito le proprietà o gli effetti di una cosa subito comprende la natura di essa, e in quanto giunge prontamente a considerarne le conseguenze più minute. Acutezza di senso. Chi ha acutezza di senso non viene menato per il naso. Capisce subito dove c'è l'inghippo, dove c'è la frode. Non viene trascinato in quelle valutazioni superficiali che dimenticano i complessi rapporti di causa-effetto per fermarsi esclusivamente alle cause prossime e magari solo su quegli avvenimenti che vengono presi ad esempio per cercare di convincere qualcuno a fare qualche cosa. L'acutezza dei sensi portano l'intelletto ad andare al di là delle apparenze. Invece si dice che è ottuso di intelligenza chi non arriva a conoscere la verità di una cosa se non attraverso molti chiarimenti, anche allora è incapace di giungere a considerare perfettamente tutti gli aspetti di essa. Notate però che anche qui, come per quello che abbiamo definito prima, vi ricordate, abbiamo parlato della cecità della mente, è evidente che c'è chi ha delle capacità naturali più sviluppate e c'è chi invece ha delle capacità naturali meno sviluppate. Quante volte nella scuola, ma perché devo fare un esempio degli altri, io stesso, penso che anche voi, non riuscite a cogliere immediatamente, io sono tribolato tanto, in riferimento alla matematica del triennio, vi ho raccontato la mia storia, un insegnante che invece di farmela male me la fece odiare, e questa esperienza mi portò a far cosa? Per carità, derivate, funzioni, integrali, si svolgevano anche queste espressioni, questi pseudoproblemi, così, però senza capire niente, cioè senza andare a fondo con l'intelletto, senza cogliere le ragioni profonde, cioè si studia così meccanicamente, ma non riesci a cogliere l'essenza, la ragione di quel procedimento. E allora ecco che a volte anche con ulteriori chiarimenti la nostra mente si presenta ottusa, ma questa ottusità è una ottusità naturale limitata alle nostre condizioni di esseri umani, con dei limiti. L'ottusità invece, che è un peccato, ha l'aspetto di peccato, come la cecità mentale, quando è volontaria, come è evidente in colui che, ingolfato nelle cose della carne, disdegna o trascura di considerare attentamente le cose dello spirito. C'è molta similitudine tra la cecità della mente e l'ottusità
dell'intelletto, però le due realtà deficitarie dell'intelletto possono essere distinte, come ha fatto Tommaso che ama mettere tutti i puntini sulle i, in questo modo. Per cui possiamo passare al terzo articolo, che è l'ultimo della questione 15. A conclusione, si chiede, Tommaso, ma la cecità della mente e l'ottusità dei sensi provengono dai vizi della carne? Secondo le obiezioni, non è proprio così. C'è il riferimento, come al solito, a Sant'Agostino, che ci dice, ritrattando, vi ricordate che Sant'Agostino scrisse le Retractationis, ritrattando quanto aveva detto nei soliloqui, o Dio che volesti concedere ai soli mondi, ai soli puri, la conoscenza delle verità, nel libro delle Retractationis scrive, si potrebbe rispondere che anche non pochi mondi conoscono non poche verità. Gli uomini diventano immondi specialmente con i vizi della carne, quindi la cecità di mente e l'ottusità di senso non sono prodotti dai vizi carnali. Tommaso risponde a questo proposito, anche se in parte concede qualcosa a questa obiezione. La bontà del loro ingegno naturale o per un abito scientifico permette agli immondi, anche se immondi, di conoscere determinate verità. Ma solo poi alla fine alcune, perché le verità più profonde, quello che vanno al di là delle apparenze, non riescono ad essere colti da chi è impantanato nei piaceri mondani e nei piaceri in modo particolare della concupiscenza. I piaceri della concupiscenza ostacolano la conoscenza e l'immondezza è la ragione di questo ostacolo. Quindi anche gli immondi possono conoscere. L'ingegno naturale ce l'hanno anche loro. Addirittura un immondo potrebbe avere un ingegno naturale 1.000 volte più elevato di una persona pura. Capite? E poi un immondo può avere degli studi, quanti laureati abbiamo già detto, non aiutano certamente la povera gente a credere. Quindi ingegno naturale, studi particolari, l'immondo può sembrare più acculturato e intellettualmente preparato, di un puro. Di una persona semplice, ignorante, semplice ma onesta. Apparentemente potrebbe essere così, ma sulle verità ultime è la purezza del cuore che riesce a cogliere la verità. Nella seconda obiezione leggiamo: la carne non può agire sull'anima, ma piuttosto potrebbe avvenire il contrario. Perciò i vizi carnali non causano né cecità di mente né ottusità di sensi, perché se sono vizi carnali come fanno a agire sull'intelletto? Non è che agiscono sull'intelletto, ritardano l'azione dell'intelletto, la ostacolano, non già alterandola, ma ostacolandone l'attività. Chiaro che se io cerco di cogliere quelle verità che implicano una riflessione che non deve essere disturbata assolutamente dai piaceri mondani e sono continuamente disturbato da questi messaggi negativi, il mio intelletto con questo non viene in qualche modo ferito, ma la sua opera viene ritardata, la sua azione è ritardata o addirittura ostacolata per tutta la durata di una esistenza. Ma io penso che la cosa più interessante è il rispondio di Tommaso. Nell'uomo la perfezione dell'attività intellettuale
consiste in un'astrazione dai fantasmi delle cose sensibili, attenzione fantasmi, no? Dalle conoscenze sensibili, dalle immagini, con fantasmi intendiamo le immagini che ci danno i sensi, l'intelletto attraverso l'azione dell'astrazione, l'intelletto attivo, l'intelletto passivo, ne abbiamo parlato, riescono a cogliere l'essenza delle cose. Perciò quanto più l'intelletto umano è libero da codesti fantasmi, tanto più è capace di considerare le cose intelligibili e di ordinare tutte quelle sensibili. Infatti già Anassagora, un filosofo greco, Empedocle Anassagora, vi ricordate, dice: è necessario che l'intelletto sia senza misture per poter dominare, e la gente deve essere superiore alla materia per poterla muovere. Se io sono mosso dalla materia, sono disturbato continuamente dalla materia e da misture che non permettono all'intelletto di agire nella sua purezza e con tutte le sue capacità indipendentemente dagli ostacoli del senso, ecco allora che l'intelletto viene in qualche modo oscurato. E ancora Aristotele dice: ciascuno compie nel migliore dei modi gli atti in cui prova piacere, mentre non compie affatto oppure solo con fiacchezza gli atti contrari. Ora, se un soggetto è ingolfato da dei piaceri che noi vedremo veneri o del desco o della tavola, è chiaro che la sua attenzione finisce tutto lì, tutta lì, e l'intelletto ne viene ostacolato. Ora, i vizi della carne, cioè la gola e la lussuria, si riducono ai piaceri del tatto, cioè al cibo e ai piaceri veneri, che sono i più violenti tra tutti i piaceri del corpo. Ecco perché tutti i codesti vizi applicano nel modo più forte l'intenzione dell'uomo ai beni del corpo, debilitando così le sue operazioni nell'ordine intellettivo. La lussuria, però, è deleteria più della gola. I piaceri veneri sono più violenti di quelli gastronomici. Perciò, dalla lussuria deriva la cecità della mente. Tu capisci più niente e fai delle cose terribili, no? Specialmente quando ci sono o delle passioni o delle delusioni che possono portare addirittura al suicidio oppure alla demenza, no? Che elimina quasi del tutto la conoscenza dei beni spirituali, quasi del tutto, elimina. Mentre la gola deriva l'ottusità del senso, che rende l'uomo debole. Mentre nel primo caso noi abbiamo proprio qualcosa che viene oscurato, non si vede più, ci troviamo nel buio, o meglio nel fuoco della passione, nel secondo caso c'è questo appesantimento. Mentre nella gola deriva l'ottusità del senso, che rende l'uomo debole nella considerazione di codeste cose intellegibili. Al contrario, le opposte virtù, eccola qui, astinenza e castità, predispongono l'uomo nel migliore dei modi alla perfezione dell'attività intellettuale. Non è che astinenza e castità debbano essere considerate in modo assoluto, non c'è dubbio che, come per Tommaso, che ebbe a proferire il voto di castità e di astinenza, quindi nella povertà, quegli ordini che allora venivano definiti mendicanti, ci si trova in una condizione migliore per conoscere, per mettere in movimento l'intelletto. E d'altra parte, già Paolo l'abbiamo visto, l'ha ripetuto più volte, se non ci sono preoccupazioni di questo genere in questo mondo, l'anima vola con più facilità su quelle vette che ci portano a Dio. E per concludere, Tommaso fa un riferimento direttamente a Daniele, a codesti fanciulli, e questi fanciulli sono gli astinenti continenti. Dio conferì scienza e cognizione in ogni specie di libro e di sapienza. Attenzione, che quando parliamo di scienza e cognizione non vuol dire necessariamente essere laureati in filosofia o in psicologia. Io vi dico di nuovo la mia esperienza: io ho trovato molta più saggezza, molta più capacità di introspezione, molta più
volontà di essere coerenti con se stessi in persone semplici, in persone illetterate, che in coloro che si presentano con lauree, diplomi, benemerenze, che poi alla fine stringi, stringi. Hanno tutta una presentazione fatta di merletti, di pizzi, alla maniera dei nostri poeti del 1600, ma che di fronte a delle situazioni concrete, reali, rimangono disarmati, rimangono senza mezzi per affrontare un problema e superarlo dopo averlo considerato nella sua completezza.